Giro di boa per la stagione del settore pallanuoto di Acqua Time, squadra agonistica delle piscine di Cento e San Pietro in Casale. Dopo la fase iniziale di preparazione, non mancano le soddisfazioni per gli atleti di tutte le categorie che ora sono nel vivo dei campionati. I ragazzi della categoria Under 13, che militano nel girone B del campionato federale regionale, hanno conquistato 3 punti importantissimi contro Nova Feltria e si preparano a ospitare un'altrettanta agguerrita Formigine domenica 19 febbraio. 2 su 2 punteggio pieno per la categoria Under 15, che dopo aver battuto nel campionato provinciale organizzato dalla WISP Ferrara la società Rovigo Nuoto e Nuoto Club Bondeno per 14-5 e 20-6 in campo casalingo, si stanno preparando per la trasferta del 12 marzo contro l'NC Copparo, partita molto sentita per entrambe le squadre. Per la categoria Under 17, invece, riflettori accesi da 3 giornate sul campionato regionale WISP, dove ogni partita si è giocata sul filo del rasoio. La squadra centese è uscita sconfitta contro 2 dirette concorrenti, gli Sharks di Forlì e gli Amici Nuoto di Cesena, e vincitrice invece contro i bolognesi della Larinantes Bologna. La prossima giornata vedrà Acqua Time impegnata contro la Calypso Bibbiano domenica 19 febbraio in casa. Altro impegno per la categoria Under 17 sarà il torneo triangolare promozionale organizzato da WISP Ferrara, dove Acqua Time affronterà le squadre di Copparo e Bondeno presso la piscina di San Pietro in Casale, in un'atmosfera amichevole ma soprattutto sportiva e agonista allo stesso tempo. I successivi incontri saranno presso la piscina di Bondeno il 9 aprile e Copparo il 21 maggio.